Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo Q&A dove rispondo a un po' delle vostre curiosità, magari qualche dubbio, vediamo un po' cosa mi avete chiesto. Come sempre ringrazio tutti, chiunque abbia speso anche solo un secondo per fare appunto la domandina, quindi mi dispiace non rispondere a tutti, però magari la maggior parte avrò già risposto nel corso degli anni, dei mesi, dei giorni, quindi cerchiamo di movimentare un po' il tutto e dire cose che magari ancora non sapete. Prima domanda che mi viene fatta è: la difficoltà più grande che hai in Corea? E ovviamente, ragazzi, non posso che mettere al primo posto tra tutte, perché poi magari ci sarebbe la cultura, ci sarebbero i modi di fare, eccetera, ma ovviamente al primo posto c'è la lingua, che poi per me non sia un problema, perché poi in qualche modo uno fa, si arrangia, eccetera, ok. Però nel pratico, nel quotidiano, effettivamente ci sono volte in cui magari, non lo so, tipo il quartiere dove vivo ci sono pochissimi stranieri, succede qualsiasi cosa, eccetera, devi sapere un po' parlare, no? Infatti ho deciso, lo dico qui, lo dico ufficialmente, perché così almeno una volta che uno lo dice, che sei esposta, poi è il momento in cui è reale. Ho deciso che prenderò lezioni di coreano, sto cercando un po' di vedere dei tutor online, perché vabbè, ovviamente io vivo qua, quindi potrei benissimo andare a corsi privati oppure a quelli che fanno le università, però vorrei proprio un tutor che mi segue, che è un po' più specifico e che si focalizza solo su di te. Staremo a vedere se trovo appunto qualcuno. Nel caso voi aveste consigli, vi siete trovati magari bene con qualcuno che può anche fare le videochiamate, fatemi sapere nei commenti, perché sarebbe molto gradita. Però sì, ecco, vorrei un pochino accelerare questa cosa, perché ripeto, io ho vissuto, sto vivendo qui da un anno, sicuramente qualcosa impari, perché cioè vuoi o non vuoi, però sono sempre paroline, piccole frasi, nulla che mi possa risolvere poi le grandi cose, e quindi ovviamente va da sé che questa sia la difficoltà più grande. Poi, come mi chiedono, ed è un po' che non mi chiedete di make-up, ragazzi, qua ogni tanto ci scordiamo. Infatti su Instagram sto mettendo molti più reel di make-up, anche quello che ho su oggi. Qual è il tuo blush preferito? Voi dovete sapere che io ne uso tantissimi, tantissimi diversi, e cambio molto. Ad esempio questo mi piace tanto, che è quello di Kaja 02, che è un blush cushion, li adoro. Oppure vabbè, questo è un evergreen, ragazzi, vi faccio vedere la confezione, penso che lo conosciate tutti, questo è Orgasm di NARS, ce l'ho da boi secoli, guardate, eccolo qua, bellissimo. Mi piace tanto, sempre per quelli in crema, questo qui di Shein, C-Glam, insomma come lo vogliate chiamare, che è Love Cake, che è anche quello che ho su oggi. E in generale io per le polveri uso sempre questi della palettina, questi tre qua. Io adoro i blush pescati, molto terracotta, e sono Bambi, Belle e Of Course. Veronica invece mi chiede: in Corea quanto spesso organizzano eventi? Nel weekend c'è sempre qualcosa da fare? Allora no, aspettate, non nel weekend c'è sempre qualcosa da fare, tutti i giorni c'è sempre qualcosa da fare, è incredibile, io non ho mai visto così tante cose da fare in un singolo posto. Molto spesso ci sono anche dei festival, ovviamente dipende sempre dal periodo anche dell'anno. Ad esempio adesso è periodo di festival musicali nelle università, che però si ripete, diciamo che molto spesso è in primavera, però poi dipende un po' dall'organizzazione. Ci sono tantissimi festival anche per quanto riguarda far conoscere altre culture, quindi ci sono appunto magari gli stand dei vari paesi, cibo, arte, eccetera eccetera. In generale c'è sempre qualche festività. Io non so come sia possibile, non so se qualcuna se la inventano ogni tanto, ma molto spesso, specialmente nei giorni di lunedì, qui è un po' come se fosse la loro domenica, tra virgolette. Infatti, se venite, state attenti, perché magari molti ristoranti, molti locali possono essere chiusi proprio il lunedì. C'è sempre qualche festività, che ovviamente sono poi diverse dalle nostre, tipo magari la loro festa dei lavoratori non è come noi il primo maggio, ma è un'altra. Festa della mamma, festa del papà, è differente. Quindi ci sono veramente tante cose da fare, che organizza proprio la città stessa, anche la cosa dei droni, fuochi d'artificio. Io infatti seguo tantissime pagine su Instagram proprio per questo fatto, essere aggiornata di tutte queste attività, perché altrimenti me le perderei. Questa è una domanda sfiziosa per chi doveva venire, ed è una cosa di cui io
usufruisco spesso e adesso vi spiego. La notte ci sono i mezzi pubblici, sono safe per una ragazza, quindi sicuri per una ragazza, grazie in anticipo. Per quanto riguarda la sicurezza, io vi ripeto, la Corea è molto sicura. Poi, questo non esclude che voi dobbiate essere sempre attenti, sia ragazze che ragazzi, perché il male e il marcio c'è ovunque. Che poi qui sia pieno di telecamere, nessuno si azzarda, eccetera, eccetera, questo è un altro fatto. Però vi posso dire che io esco appunto tranquillamente qualsiasi ora, questo ve l'ho sempre detto. Mia madre, mio padre ancora lo trovano strano quando gli dico sono le 4 di mattina, sto portando a spasso il cane. Stai attenta, aiuto, non c'è nessuno per strada. Anche qui, ma è vero, sono uscita a qualsiasi ora, c'è sempre qualcuno per strada, sempre, qualsiasi giorno, sempre. Però appunto, ripeto, poi sta a voi stare sempre accorti. Però per quanto riguarda i mezzi pubblici, state sicuri, state tranquilli, tutti si fanno gli affaracci loro, specialmente sui notturni, poi che ve lo dico a fare quanta voglia c'hanno di stare a guardare, interagire, proprio zero. Però ci sono diversi autobus, ovviamente ci sono meno corse, meno tratte, però per quanto mi riguarda io sono sempre riuscita a prenderlo e per fortuna poi passa vicino a dove abito io, quindi è molto pratico, quindi ci sono e funzionano benissimo. O se volete fare quelli un po' più scicchettosi vi prendete il taxi. Sinceramente magari ci metto un po' di più col bus, però io preferisco, perché lo sapete, odio spendere soldi per i taxi. Cioè proprio se è super necessario, se mi sto sentendo male, ma è perché sennò io sono una tipa da autobus. Chiara invece mi chiede: hai mai pensato di fare anche altre tipologie di video su YouTube? Allora, come sapete, YouTube è la mia fonte principale di creatività, di condivisione. Io adoro YouTube, mi piace parlare con voi, mi piace tenervi compagnia. Secondo me è molto diversa da tutte le piattaforme che vanno adesso, ovviamente è tutto molto più scorri, 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 veloce, veloce, veloce. Per quanto riguarda la tipologia di video, lo sapete, a me piace condividere la mia vita a 360 gradi. Quindi tutte quelle che sono le mie passioni, quello che mi piace, cucina, make-up, condivido il più possibile. Mi sono accorta nel corso degli anni che i vlog, i weekly specialmente, poi adesso che vivo qua, perché preferisco magari riprendere più cose, accorpare tutto insieme invece di fare ogni singola giornata, che può essere un po' lungo, ripetitivo, mi sono accorta che sono una tipologia di video molto più su questo mood, quindi puoi mostrare bene un po' tutto. Non è una tipologia di video solo mirata al make-up, solo mirata alla cucina, solo mirata a, non lo so, vi faccio vedere in giro. Quindi mi ci ritrovo di più in questo tipo di video. Ciò non esclude che mi vedete appunto fare Q&A. È da un po' che non faccio i mukbang, ovviamente, penso l'abbiate notato, però magari torneranno. Mi piacerebbe, adesso che ho appunto casa mia, fare anche dei video tipo weekly reset, dove sistemo, dove laviamo, dove stendiamo, dove appuntiamo, non lo so, cose per quanto riguarda l'organizzazione, perché poi lo sapete, ve l'ho detto, io sono maniaca del controllo, della pieghetta, di tutto quanto. Quindi magari fatemi sapere se vi può interessare o se avete qualsiasi altra idea, sempre nei commenti, io poi mi vado a spulciare quello che dite, perché è il mio canale quanto il vostro, quindi mi fa piacere poter portare appunto quello che vi interessa. Tra l'altro mi rendo conto che sto scorrendo qua le domande, molte persone mi stanno chiedendo i tuoi 3 posti preferiti, i tuoi 3 ristoranti preferiti, i tuoi caffè preferiti. Sto preparando una lista per quanto riguarda queste cose, così poi una volta per tutte vi carico un video, però credo sarà o un reel o un TikTok, perché almeno lo salvate nel caso poi lo rivedete. Arianna mi chiede: qual è stato il principale shock culturale che hai avuto lì? E con il passare del tempo, magari all'inizio vi ho risposto cose più superficiali, però vivendo qui, conoscendo più persone e vedendo realtà anche differenti, vi posso senz'altro dire che il mio shock culturale, tra virgolette, mio, ma io come italiana, per come veniamo cresciuti e per come intendiamo le cose noi, è assolutamente il modo di esprimere le emozioni. Sono proprio giunta alla conclusione che qua gli viene insegnato un modo di esprimere le proprie emozioni che a noi non appartiene proprio. C'è proprio una mancanza di espressività a livello appunto emozionale, che attenzione, non li rende freddi, ma li rende molto poco inclini al confronto e a appunto esprimere quello che provano,
perché hanno o sono stati abituati ad avere dei diversi standard, per cui se anche ti mostri vulnerabile vieni magari etichettato come debole, quello che non ce la fa, eccetera eccetera. Quindi su quello sono molto rigidi e attenzione, non li smuovi. Poi ci sono quelli un po' più sensibili che questa cosa ce l'hanno proprio tipo di natura, però in linea generale hanno un rispetto per questi insegnamenti che li porta a vivere proprio con i parocchi, e a volte è un po' come cosa, perché ti interfacci con delle realtà che, per quanto mi riguarda, poi io da persona particolarmente empatica, mi fa proprio soffrire, perché è come se non gli venisse riconosciuto nulla, non c'è mai quella parola buona, anche appunto i genitori sono molto rigidi, quindi è raro che ti venga detto un ti voglio bene, o che ti venga detto un sono fiero di te, sono fiero di quello che hai fatto, come stai andando bene a scuola, non lo so, capito, queste robe così. E questo è un fatto molto culturale loro, tendono molto a frenare questa parte per magari appunto non sembrare più deboli. Personalmente credo che sia tutto l'opposto, per questo dico che appunto mi dispiace poi quando vedo queste realtà. Questa domanda mi ha fatto un po' sorridere, perché cosa vorresti realizzare da grande, come ti vedi tra qua a 10 anni? Mi ha fatto ridere perché come ti vedi da grande? Io mi sento già grande da parecchi anni, cioè io sono nata vecchia, l'ho sempre detta questa cosa. Credo proprio di avere un'anima diversa, di essere nata proprio in un momento storico che non mi si addice particolarmente, però comunque andando avanti, io ho una filosofia, cioè faccio sempre del mio meglio, la difficoltà che ti si presenta poi davanti, la si supera. Piccoli passi, ragazzi, la parola chiave è proprio piccoli passi, perché se cominciate a pensare a lungo termine, primo vi rovinate a livello mentale, a livello fisico, vi imponete delle cose che magari poi sono inarrivabili, ci rimanete male, vi buttate giù, eccetera. Quindi piccoli passi, cioè proprio un tastellino alla volta. Qualche tempo fa magari appunto vi avrei detto cose diverse, perché io sono una persona molto organizzata, devo sempre sapere dove sto andando, cosa sto facendo, dove appunto mi sto direzionando. Quindi ti avrei detto, non lo so, se entro i 26 anni non ti sposi, non hai figli, poi sarà troppo tardi, eccomi, cioè comunque 26 anni. Ora diciamo la penso in modo un po' diverso, credo sempre fermamente che tutto arriva quando deve arrivare, su questo non ci piove, ragazzi, che ne siate coscienti oppure no, sarà la vita a portarvi dove vi deve portare, ovviamente sempre con un piccolo incentivo, cioè se state così a letto fermi a guardare il muro, di certo la vita non so dove possa portarvi. Quindi impegnatevi sempre e ripeto, piccoli passetti. Devo dire che siete stati bravi, perché mi avete fatto poche domande riguardo la questione amorosa. Però comunque voglio rispondere, perché vi ho detto che quando sarei stata pronta ne avevo parlato tranquillamente. E quindi eccoci qui. Ila, dopo la prima delusione in amore, pensi che sarai ancora sola per un po' di tempo? Allora, innanzitutto non è una delusione, perché nel momento in cui ci si vuole bene si provano sensazioni belle. Non può mai, mai essere o portare a un ricordo brutto, sbagliato, eccetera. E poi, ve lo ripeto, ve lo continuo a ripetere, nel nostro caso non è successo nulla per cui io debba stare male, struggermi. Per fortuna siamo entrambi persone molto mature, stando poi ovviamente io qui da sola, lui è sempre un po' il mio punto di riferimento, qualsiasi cosa c'è sempre. Per il momento non stiamo appunto insieme, diciamo che lui deve sistemare delle cose dal lato suo, sicuramente anche io meno, però sicuramente anche io, e quindi spero che in un futuro potrò darvi belle notizie. Se così non dovesse essere, va bene, però è soltanto il tempo che può darci delle risposte. Per il momento, come ho sempre fatto da qui appunto a 25 anni, non sento assolutamente la necessità di stare con nessun altro, non è mia intenzione e neanche ce la farei. In un futuro poi ci riaggiorneremo, per ora proprio zero, ma zero, meno di zero. Detto ciò, questo Q&A finisce qui. Io vi ringrazio tanto, ripeto, per tutte le domande che mi avete fatto. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Aspetto di leggere i vostri commenti, ovviamente. E noi ci vediamo a uno dei prossimi video. Ciao!